Un programma offerto da Enoteca Il Regno di Bacco, Messina, in Viale Boccetta 14A. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. L'arte del sapore. Le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. A Messina, in Via Camiciotti 10-12. Caseificio Paolo Calogero. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. In Via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. A tutto campo, fatti e uomini di sport raccontati in libertà. Conduce Pietro Di Paola. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti cari amici sportivi, il nuovo appuntamento dell'approfondimento calcistico di Radio Amore con il Messina che continua questo primo scorcio di campionato in una condizione di classifica non proprio brillante. Ieri sconfitta nel posticipo della quinta giornata con il Foggia, che vi abbiamo come sempre raccontato in diretta per quasi 3 ore e mezza. Siamo stati con voi il pre-partita, la gara e poi il post con le interviste. Un match che ha lasciato un pizzico di rammarico, perché è giusto continuare a sottolinearlo: la squadra ha offerto una prestazione tutto cuore e grinta, ci ha messo l'anima in campo, ma non è bastato per strappare un punto a un Foggia molto molto forte, che pure non ha vissuto una delle sue migliori serate. Una gara che ha confermato, al netto dei giudizi positivi sulla strategia tattica di Marra, che ha imbrigliato la squadra avversaria, e della buona volontà di cui parlavamo prima, dicevo, una partita che ha confermato le lacune di questa formazione, la formazione peloritana, le ingenuità di alcuni calciatori apparsi inadeguati a un campionato difficile come quello di Lega Pro, e la graduatoria che, insomma, dopo 5 turni comincia a essere un tantino preoccupante. Non esageriamo, perché è ancora molto presto, però oggi, guardando attentamente la classifica e provando ad analizzare, mi sono reso conto come bene o male stia cominciando a prendere una fisionomia che rispecchia il valore delle squadre che partecipano al raggruppamento meridionale, e questo, insomma, un significato dovrà pur averlo. Ovviamente Catania a parte, i rossoazzurri hanno questa penalizzazione in classifica di 7 punti da scontare, devono recuperare una partita, non li consideriamo, però per il resto penso che già dopo 5 giornate una idea chiara su quello che potrà accadere in questo campionato ce l'abbiamo. Saluto Reno De Benedetto, che mi farà compagnia stasera. Ciao Reno. Buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E volevo ascoltarlo immediatamente, prima di coinvolgere il primo degli ospiti di questa sera. Sarà con noi Enrico Buonocore, allenatore in seconda di Marra. Volevo subito ascoltare da te, Reno, le sensazioni, però lasciando da parte un po' il fatto strettamente tecnico, proviamo a mente un po' più fredda a tirar fuori quello che c'è di rilevante dalla prestazione di ieri, ma più in generale dagli 8 giorni a cavallo tra il pareggio in extremis cotto con la Virtus Francavilla e la sconfitta di ieri con il Foggia. Direi che la cosa più importante da notare è che ho perso forse il contatto. No, ti sentiamo. Ah, ecco. La cosa più importante da notare è che probabilmente, anzi certamente, c'è stato un miglioramento dal punto di vista di come la squadra è messa sul rettangolo di gioco. Cioè, nelle ultime 3 partite ci sono fatti man mano dei passi in avanti, fino a giungere a ieri sera, in cui il Messina alla fine non è che meritasse di perdere, l'abbiamo detto anche in cronaca diretta svariate volte, ma i marpioni vincono sempre, ecco, è quello poi il che fa la differenza. Loro ci hanno Mazzeo, noi non ce l'abbiamo, e probabilmente questo fa la differenza tra noi e il Foggia, a parte il fatto che l'organico del Foggia è completo in tutte le parti ed è completo di giocatori esperti e di categoria. Noi abbiamo un sacco di bravi ragazzi che però non sono ancora, secondo me, in grado di essere titolari in una squadra di Lega Pro. E c'è da sottolineare come anche ieri sia emersa con forza
la schizofrenia un po' con cui è stato costruito questo organico, perché la cosa assurda è che ci sono dei ruoli in cui il Messina è abbondantemente coperto, forse davvero da squadra di medio-alta classifica, e altri in cui sinceramente, al di là delle assenze di uomini importanti per squalifico e infortunio, bisogna necessariamente gettare nella mischia calciatori che trovano difficoltà in questo campionato. È inutile nasconderci dietro un dito. Ne parliamo anche con Enrico Buonocore, che, come vi preannunciavo, è il nostro piacevole ospite. Ciao Enrico, buonasera. Ciao, buonasera. Allora Enrico, noi prima di allargare un po' il discorso al momento del Messina, qualche parolina sulla partita di ieri volevamo spenderla. Io dicevo prima che la cosa più importante che è venuta fuori è un ordine tattico, era l'espressione che utilizzavamo ieri sera dopo la radiocronaca diretta, che rende onore al vostro lavoro, al lavoro di Sasamarra e al tuo, perché la squadra ha tenuto bene il campo nonostante questo gap dal punto di vista qualitativo con l'avversario, e senza voler puntare l'indice contro nessuno, perché non è nostra abitudine, non voglio dire l'inadeguatezza, ma la scarsa propensione a giocare partite importanti come questa con avversari di questa caratura di alcuni vostri giocatori, no Enrico? Vabbè, è normale che ci sono tanti ragazzi che il primo anno hanno poca esperienza, no? Quindi, però ieri c'è stata una partita di sostanza, sono stati bravi tatticamente, hanno fatto una buonissima partita, no? Penso che avremmo meritato almeno di pareggiare, perché la partita è stata giocata benissimo contro una squadra secondo me molto forte, una squadra che arriverà, se non vince il campionato, perché non lo vuole vincere, insomma, cioè, lei c'è Foggia, anche se a me tante volte loro sono rimasti uno contro uno con i nostri attaccanti. Questa è una cosa che a me non mi è piaciuta molto, perché una squadra che deve vincere il campionato, la prima cosa è difendersi bene. Loro non si difendono bene, però attaccano, hanno una qualità di gioco impressionante, hanno un attacco molto forte, loro vanno avanti su questa cosa qui, però insomma, l'anno scorso l'hanno pagata questa cosa, perché l'anno scorso avevano lo stesso gioco, le stesse situazioni, non sono riusciti a vincerlo, e spero per loro che quest'anno ci possano riuscire. Ieri ci spiegava Marra nell'intervista del dopo partita, ma vorrei che approfondissi tu il tema, visto che abbiamo un po' più di tempo a disposizione. Qual è stata la mossa vincente dello staff tecnico utile a imbrigliarli? Perché a un certo punto erano costretti a insistere sempre sullo stesso tema tattico, no? Il traversone dal fondo di Angelo o di Sarno da destra. Qual è stata la chiave di volta secondo te dal punto di vista tattico? Abbiamo lavorato molto con i centrocampisti, non fargli mai giocare una palla dentro, di farla andare sugli esterni con i due attaccanti nostri vicini, che come recuperavamo la palla sapevamo sugli esterni loro, perché venivano sempre avanti da dove veniva, nella zona dove veniva il terzino, quindi ci stanno i due attaccanti nostri, come recuperavamo la palla bisognava subito verticalizzare lì. E quella è stata, infatti tante volte ci siamo trovati uno contro uno proprio con i difensori centrali, questa situazione qua che abbiamo visto, che è stata visto, è stata mara visto, e abbiamo lavorato su questa cosa qui, no? Quindi ma noi tutte le altre, anche le altre partite dopo, noi penso che a Reggio Calabria tempo è stato discreto, il secondo tempo quando hanno tirato il gol dopo che è rimasto in 10 non c'è stata più partita. Domenica scorsa per esempio io e Sabbia penso che abbiamo fatto una buona partita, e secondo me l'arbitro ha condizionato un po' il risultato, dopo siamo rimasti in 10, e questo non deve capitare più, perché una squadra come la nostra non se lo può permettere, e ha fatto sì che è arrivata un'altra sconfitta. Però la squadra, con la qualità che ha in questo momento, sta facendo, secondo me, al di là che è normale che noi bisogna che noi facciamo dei punti e facciamo dei risultati, perché i risultati è tutto, i punti sono importanti, perché la squadra sta crescendo, cioè è una squadra, sono dei ragazzi che si allenano benissimo,
se stanno ad ascoltare quello che si dice, che è una cosa importante, è normale che in l'ultimo 20 giorni questi ragazzi hanno visto passare tanti giocatori che sono andati, che sono venuti, quindi devono ancora conoscersi bene, fare gruppo come ce l'avevamo un po', forse come ce l'avevamo noi è impossibile, però essere amici, no? Io penso che questa sia la cosa importante, no? Io spero che al più presto possibile ci sia questa cosa qua, perché è fondamentale, no? Il fatto di aiutarsi anche nei momenti di difficoltà è importante, lo stanno facendo, ma noi dobbiamo cercare di farglielo fare un po' di più. Senti Enrico, mi rispondi dopo la pubblicità, perché adesso devo mandare necessariamente una fascia pubblicitaria. La mia sensazione, la sensazione che mi sono portato dietro alla partita di ieri, è che a proposito dei ragazzi di cui parlavi, ieri veramente abbiano tutti tirato la carretta, alzato l'asticella dell'acido lattico, della fatica, della resistenza, della tenuta atletica, insomma abbiano messo tutto in campo e che quindi oltre quello in questo momento non si possa andare. Volevo capire se è una mia interpretazione o se è giusto, però mi rispondi tra un attimo dopo la pubblicità. Va bene. Amore, pubblicità, amore, amore, pubblicità. Enoteca è il regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Di amore con Reno De Benedetto e Enrico Buonocore, al quale avevo posto una domanda prima della pausa pubblicitaria. Ieri ho avuto la sensazione che davvero i ragazzi abbiano dato tutto, anche quelli, come dicevo in apertura, che oggettivamente insomma non sono sembrati a loro agio in questo tipo di partite contro questo tipo di avversari in quei ruoli. E ti faccio questa domanda, Enrico, soprattutto per aiutare i tifosi, gli ascoltatori a capire realmente come stanno le cose, perché creare fraintendimenti sulle potenzialità e sui possibili obiettivi di questa squadra, secondo me non fa bene alla squadra stessa, non fa bene allo staff tecnico, non fa bene anche alla società. Non so se sono stato chiaro, Enrico. Sì, no, ho capito benissimo quello che dici tu. No, io penso che questa squadra ha sempre dato tutto, nel senso che noi abbiamo avuto anche giocatori che sono arrivati due giorni prima e l'abbiamo dovuto far giocare, no? Quindi non, condizione fisica, allora, questa è una squadra, una squadra che è andata in ritiro con una squadra e sta giocando con un'altra squadra,
quindi tutti i giocatori che sono arrivati e andati via non si conoscevano neanche, quindi cioè, normale, ci vuole tempo e la condizione fisica, chi l'aveva un po' di più, chi l'aveva un po' di meno. Quindi al di là di questo io penso che tipo io le partite, io noi dopo con Sasà parliamo sempre, no? Certo. Dici, ma tante volte diciamo, se gli vuoi dire cioè questi danno tutto, esatto, no? Danno tutto, cioè, perché noi poi da vedere la settimana conosciamo quanto uno può giocare una partita. Per esempio Mancini è arrivato la settimana scorsa, si è allenato con una squadra di prima categoria, è venuto una settimana, ha giocato, 60 minuti, ha dato tutto, ha fatto secondo me una buonissima partita ed è un giocatore che è messo nelle condizioni fisiche migliori, è un giocatore che ci può dare un po' di qualità che in questo momento noi abbiamo bisogno, perché è una squadra che a metà campo ha bisogno di un giocatore che ti fa l'ultimo passaggio, che nei momenti di difficoltà ti tiene la palla, ti dà il tempo del gioco, quando sta a giocare un po' più avanti, no? Agli ultimi 20 metri, 30 metri. Poi per quanto riguarda questa squadra, io penso, ma questo ognuno ha il suo pensiero, certo, no? Certo. Beh, questa è una squadra, secondo me, che deve fare i punti per questo momento come siamo adesso. Deve fare i punti per salvarsi, cioè questa non è una squadra che può arrivare io credo, poi dopo mi posso sbagliare, cioè, crediamo la stessa cosa per quel è normale, è normale, è normale che se rientra Dea, abbiamo tutto Palumbo che gioca tutte le partite, De Vivo, quindi un'altra squadra dietro, però poi è normale che, ma no, non basta questo, no? Noi è una esperienza personale, per vincere ci vuole una squadra che gioca da tanti anni insieme. Per esempio questa squadra, per fare un esempio, un po' Foggia è una squadra che più o meno giocano quelli l'anno scorso, giocano insieme, hanno aumentato il valore di qualità di questa squadra, ma è una squadra che si conosce benissimo, no? Quindi l'anno scorso per esempio il Messina era una squadra, adesso ce n'ha un'altra, io credo che quindi è normale che uno paga tante cose. Sei stato chiaro, sì. Poi dopo anche sul fatto di noi, che noi ci siamo messi a giocare a tre, è vero che noi questa squadra si è allenata tutto il 4-3-3, ma non ci sono tanti giocatori che facevano il 4-3-3. Per giocare 4-3-3 devi avere degli esterni che vanno l'uno contro uno, ti saltano l'uomo in una certa maniera, e secondo me noi come caratteristica in questo momento non ce l'abbiamo, e quando noi ci siamo messi a giocare a tre io non mi ricordo che il nostro portiere abbia fatto tante parate, che abbiamo subito gol contro il Francavilla sul rigore, è una punizione contro la Jugoslavia, poi dopo siamo rimasti in 10, la Jugoslavia ci siamo messi a 4, hanno pigliato gol, ieri abbiamo giocato a 4, hanno pigliato 2 gol, a tre non ci hanno fatto gol su un'azione, ma infatti diciamo certe riflessioni sugli assetti poi lasciano il tempo che trovano, sì, appunto, dopo è normale che giocando in questa maniera davanti, cioè, dobbiamo arrivarci più spesso, questo sì, però poi per arrivare più avanti, per arrivarci più spesso in avanti, cioè, ci vuole altre situazioni, altra. Per esempio un giocatore come Mancini, io ti faccio un esempio, sì. La mia squadra, il mio Messina, non giocava bene, non avevamo giocatori di qualità a metà campo, se ti ricordi Obedio era un giocatore di quantità, non aveva lancio, non aveva Belotti uguale, però c'eri tu, c'eri tu. No, però non avevamo, noi avevamo che giocatori di quantità, e poi noi davanti ci arrivava sta palla e ci inventavamo qualcosa, se ti ricordi, sì, bene era una squadra concreta, no? Cinica, diciamo, era una squadra concreta, se noi andavamo fuori casa e volevamo fare 0-0 stavamo 10 giorni a giocare e avremmo fatto 0-0, sì. Perché eravamo una squadra, poi era una squadra
che aveva il senso di appartenenza, che vivevamo la città, che abbiamo amato tutto quello che ci è stato dato e noi abbiamo dato, no, in questa città, perché sì, non c'è da, noi, al di là che noi abbiamo vinto, non ci è stato dato, cioè abbiamo, io ho vissuto un'esperienza che mi rimarrà sempre dentro di me, no? Questa città mi è rimasta dentro, tra 20 anni finché vivo, Messina per me è Messina. Ma come, come la penso io, la pensano tutti quelli che sono stati con me in quel periodo. Ma perché noi vivevamo la città, stavamo con la gente, si parlava con le persone, andavamo sempre allo stesso bar, abbiamo vissuto 3 anni incredibili, no? Adesso forse è un'altra generazione, non si ha più questa cosa qui, i ragazzi sono diversi, può darsi che hanno altri pensieri, però noi non ci stava il telefonino, non si andava su Facebook, per fare una cosa si doveva andare a fare una passeggiata, quindi dopo adesso è un po' tutto diverso. È sempre bello ascoltare Enrico Buonocore, perché poi ti dà anche uno spaccato di quello che c'è intorno al calcio, no? È la verità, no, no. Di quello che c'è intorno al calcio, dicevi una cosa correttissima. No, vabbè, perché poi creare il fenomeno dipende anche da queste altre cose, non solo dal pallone, dalla giocata di Buonocore. Non c'è più, cioè io guarda, tipo, quest'anno ha cominciato il campionato di Serie A, io siamo alla 4ª giornata, non mi sono visto ancora una partita perché non mi emoziono. Ma non mi emoziono perché, per esempio, io non sono tifoso del Napoli. Ma per esempio, ti faccio un esempio, Higuaín va a giocare alla Juve. Per me, io non sarei mai andato a giocare nel Messina, nel Palermo, o alla Regina, nel Catania, nella Regina, ma perché per me era impossibile, non avrei mai potuto fare. E allora non ci sono più quelle cose, i valori, anche se uno ti dà tanti soldi, questo argentino non gliene frega niente, però aver vissuto i 2 anni che ha fatto a Napoli, 3 anni, sapendo come è stato trattato, certo. Cioè, capito che voglio sì, dire? Sì, chiarissimo, io sto con te. Sono d'accordo con te. Enrico, scusami, ti volevo far fare una domanda dal collega Reno De Benedetto, che sono sicuro ti ascoltava con grande passione, perché anche lui ha questo concetto di calcio e questa nostalgia verso un mondo che non c'è più. Reno. Il calcio del romanticismo, il calcio della bandiera, il calcio della maglia, il calcio che oggi si è tradotto nel calcio di miseri quattrini, anche se non sono poi così miseri volendo guardarli da un altro punto di vista. Ma io volevo fare ancora una domanda. Abbiamo un centrocampo che oggi io ho definito una sorta di banda Bassotti, cioè sono tutti 1,70, arriva una palla alta non la pigliamo neanche col paracadute. Che si può fare? No, vabbè, ma noi ne abbiamo parlato, no, di questa cosa qua, noi volevamo avere un giocatore di fisicità, perché sappiamo che fra 2 mesi, quando cominci ad avere un po' i campi pesanti così, ci vuole la fisicità, è fondamentale. Ma arriva o non arriva, Enrico? Eccolo. No, vabbè, ma adesso noi non possiamo, non credo, dobbiamo aspettare il mercato, perché non possiamo prendere giocatori che stanno a casa, perché penso che hanno finito di giocare a maggio e prima che le metti a posto, noi dobbiamo lavorare su questi. Poi dopo, se c'è la possibilità che la società decide di prendere dei giocatori che parlano con Sarri, perché devono parlare con Sarri, credo che il mercato di dicembre lo deve fare l'allenatore, non bisogna sbagliare, perché io penso che a dicembre i giocatori che vanno presi devono essere pronti e per farci fare quel salto di qualità che abbiamo bisogno, che è fondamentale, perché a dicembre non puoi sbagliare il giocatore, perché se a dicembre sbagli per me dopo diventa un problema. Dico, non è per correre come a gennaio, Questa è una cosa, sì, vabbè, gennaio. Questa è una cosa che noi lo sappiamo, il fatto che noi non abbiamo molta fisicità, lo sappiamo da sempre. Senti, volevo dirti una cosa, Enrico, un amico in comune che abbiamo, un tuo caro amico, un mio caro amico, mi scrive adesso, ti ha ascoltato,
dice Enrico è straordinario perché non riesce mai ad essere banale, ed è vero, no? È vero. Questo non riesce mai a essere banale, anche se si sforza, come non lo era mai in campo. Un'ultima domanda e ti chiedo di essere sincero, Enrico, perché tra l'altro che so che ha la batteria del telefonino non carichissima e quindi non vorremmo congedarci da te senza salutarti. La classifica, guardarla dopo 5 giornate, può sembrare anche da ingenui, da immaturi, però io dandogli un'occhiata penso che già una certa fisionomia l'abbia presa, non parlo di quella del Messina, dico in generale, cioè, sì. No? Sei d'accordo su questo? Sì. No, io sono d'accordo, io non è che tanto non è che mi devo nascondere, devo dire cose che non penso, non l'ho mai fatto. Sono stato, quando ho smesso di giocare a calcio, sono stato 10 anni e ho allenato in eccellenza, perché io non devo avere, devo essere sempre me stesso, mi devo guardare allo specchio. In questo momento quello che è, cioè che quella, la realtà è quella, cioè noi siamo qui, cioè nel senso che questa squadra qua secondo me è una squadra che darà sempre tutto, perché certo. È una squadra che però ha in questo momento, con le mancanze, con i giocatori che stanno fuori, che sono in tanti, con le situazioni che ci sono, questo, cioè, dopo poi può darsi che fra una settimana, due settimane farà delle cose impensabili, no? Vincerà 4-5 partite di fila, perché nel calcio ci sta tutto. Però noi non dobbiamo mai pensare qualcosa che non ci sta, perché se noi ci mettiamo a pensare qualcosa facciamo l'errore più grande che ci possa stare, perché va bene, perché per esperienza personale io quando sapevo che mi dovevo salvare, cioè quando partivo che mi dovevo salvare, io, allora quella, la mentalità deve, è diversa da una squadra che si deve salvare a una squadra che deve andare a vincere il campionato, deve arrivare nei primi posti. E questo non lo dobbiamo mai perdere di vista, perché se noi lo perdiamo di vista ci facciamo del male da soli. Grazie Enrico, alla prossima. Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao Enrico. Buonasera, grazie. Noi lo ascolteremo per ore, no Reno? Io sicuramente, ma insomma ti conosco abbastanza bene per dire che vale lo stesso per te. Assolutamente, perché sì, perché non, veramente non è mai banale, no? Il nostro comune amico Magazzù non è mai banale. No, e poi dice la verità, ecco, è uno che dice le cose che pensa. E ci ha detto, importante, questa è una squadra che ha come obiettivo in questo momento, e sottolineiamo in questo momento, perché il calcio vive di momenti, in questo momento l'obiettivo del Messina non può che essere la salvezza. Perché la classifica, insomma, rispecchia in generale i valori del girone, quindi il Messina ha, come dici tu, di fatto a 2 punti dalla zona caldissima, e il Matera, il Foggia, il Cosenza nelle prime 4, 5, 6 posizioni. La pubblicità, torniamo subito per occuparci anche di aspetti che riguardano il fuoricampo, che volontariamente abbiamo voluto mettere in seconda pagina, perché vorremmo sempre solo parlare di pallone, ma la situazione è tale per cui non possiamo limitarci a quello. Pubblicità. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca Il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046.
Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna, dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Rieccoci, rieccoci per questo nuovo segmento di A Tutto Campo. Mi stanno arrivando tanti messaggi, molti di voi volevano porgere le domande a Buonocore. Vi prometto che prestissimo lo riavremo con noi anche qui in studio, perché insomma una puntata la dobbiamo dedicare solo ed esclusivamente a lui per quello che è capace di raccontarci del calcio. Tanta roba, veramente tanta roba. E le dichiarazioni di Buonocore a proposito di che cosa questa squadra può dare, di dove può arrivare, le sottolineature a proposito del mercato che deve essere gestito dall'allenatore la prossima sessione, hanno generato una serie di considerazioni, diciamo che gran parte sono d'accordo con Buonocore. Per esempio un ascoltatore ci dice scusate, non per dire, ma il presidente non ha detto che sta per arrivare un sostituto di Pozzebon. A me sembra che la società e l'aspetto tecnico viaggino su due binari differenti. Il presidente dice che siamo da quarto o sesto posto, la parte tecnica dice che non lo siamo. Il presidente dice che arriva un attaccante, la parte tecnica invece dice che dobbiamo aspettare gennaio. A me sembra che la confusione regna sovrana, non penso che l'allenatore farà la squadra. Vedi defenestramento di Tosto e Bertotto, si firma e Pino Romano, e vi invito proprio a farlo. Poi tanti complimenti per Buonocore. Peppe Marguccio ci chiede notizie concrete di Ciccone, Rea e Palumbo, perché Ciccone è scomparso, i tempi per lui sono più lunghi rispetto a Rea e Palumbo. Ragionevolmente Ciccone rimarrà fermo per un paio di mesi, mentre Rea potrebbe accelerare, chissà che nelle prime settimane di ottobre non lo si possa vedere in campo. Palumbo è un po' l'oggetto misterioso, non siamo così certi che ce la farà con la partita di Catanzaro in base alle ultime notizie di cui siamo in possesso. Pep, ovviamente proveremo ad approfondire nei prossimi giorni. Tenete conto che il problema non è soltanto proprio fisico ma anche psicologico, ne parlavamo proprio qualche giorno fa direttamente con Sasamar. Allora stoppiamo per un attimo il tema calcio giocato e parliamo delle questioni societarie, perché lo sapete, sabato Reno sì, cioè, non è, lo fa apposta, non era casuale. No, parliamo delle questioni societarie. Sabato pomeriggio c'è stato l'incontro tra tutti i soci del Messina, tre presenti fisicamente, studio legale Villa, e lo possiamo dire adesso, l'incontro c'è stato, e uno invece telematicamente attraverso videoconferenza, e Franco Proto, che sapete da un paio di mesi ormai ha intavolato questa trattativa per l'acquisizione del 100% delle quote. Nel corso di questo incontro si è addivenuto a un'intesa sui tempi per l'eventuale chiusura di questa operazione. La proprietà ha avanzato per la prima volta una richiesta economica precisa: voglio tot per cedere il 100% della società. Proto ha detto fornitemi documenti e nell'arco di qualche giorno vi darò la mia risposta. Dunque probabilmente siamo giunti al red rationem, questo è l'auspicio di tutti, perché
si è andati troppo per le lunghe, la formalizzazione finalmente di una cifra che attualmente non è stata diffusa, ma che chiaramente prima o poi immagino conosceremo, è a mio avviso un paletto importante che è stato fissato. Ognuno si assuma la responsabilità delle proprie azioni nella ufficializzazione delle proprie posizioni, e quindi potremo alla fine giudicare quello che sarà l'epilogo di questa vicenda. Una vicenda che noi non possiamo non continuare a portare avanti e sulla quale decidiamo costantemente di aggiornarvi, perché nonostante il campionato sia in corso è evidente che sia strettamente legata a doppio filo al futuro del Messina, intanto quello societario, al futuro del club che non naviga in acque tranquillissime, è evidente, altrimenti non staremmo parlando di possibili cessioni del 30, 40 o 100% della società, non si naviga nell'oro, mi pare evidente, altrimenti nessuna trattativa sarebbe stata presa in considerazione dagli attuali soci, che avrebbero continuato da soli. Le tematiche tecniche hanno anch'esse evidentemente subiscono un riverbero da tutto quanto accade a livello societario. Il mercato che non decolla, la squadra non adeguata alle ambizioni dettate dalla proprietà, dal presidente a inizio stagione, ha una matrice precisa, delle cause precise, non si può andare oltre un certo budget e quindi la squadra più o meno deve rimanere quella che è, con i limiti di cui parlavamo prima. Quindi vedete come i due temi si incrociano in modo molto forte. Non sottovalutiamo l'importanza di capire quale futuro e che futuro aspetta il Messina come club, come sodalizio, come società, ma contestualmente ci rendiamo conto che la solidità finanziaria del club impatta inevitabilmente anche su come la squadra viene plasmata. Attualmente i limiti e le lacune ci sono. Reno. Ma è facile, diciamo, rispondere a quello che stai dicendo tu. Se ci fossero state le risorse economiche, probabilmente oggi non staremmo qui a pietire un centrocampista come facevamo poco fa di fisico, non staremmo qui a chiederci come mai non c'è un sostituto per Pozzebon, non staremmo qui ad analizzare le prestazioni di giocatori che sono evidentemente non adatti al campionato che stanno giocando. Cioè, noi abbiamo visto delle cose che in questa categoria francamente non sono consentite, insomma. Quando un giocatore su 10 passaggi te ne sbaglia 8 di fila, evidentemente ha dei problemi di natura tecnica, quindi non può essere considerato diciamo abile e arruolabile per questo campionato. È un dato di fatto questo. È un dato di fatto. Io insisto, ma senza avercela con la persona, ovviamente stiamo parlando del calciatore, della tecnica di base, attenzione, non vorrei che qualcuno giocasse su queste cose in maniera stupida ed ignorante. Io dico soltanto che invito tutti tutte le parti in causa a assumere un atteggiamento di grande trasparenza nei confronti della città. Apprezzo questo silenzio che le due parti si sono imposte per rendere la trattativa il più fluida possibile, però ritengo che sia corretto quando la vicenda si chiuderà o si starà per chiudere, illuminare la città sulle dinamiche che hanno portato a questa decisione, per rispetto nei confronti di tutti, degli sportivi, soprattutto di coloro che hanno a cuore quei colori, il giallo ed il rosso. Ecco, quello che sta dicendo Pietro ovviamente vale diciamo a conclusione della trattativa.
che si facciano la loro trattativa in maniera assolutamente riservata, come vogliono, ma dopo la città deve sapere perché la trattativa è andata in una maniera o è andata in un'altra, perché bisogna capire quali sono state le richieste di una parte e le risposte dell'altra, solo per una questione di chiarezza, di trasparenza, e per quella parola che dovrebbe stare a cuore più di tutti al presidente Stracuzzi, che peraltro è un pastore evangelico e che quindi è molto vicino a questa parola. Questa parola è verità. La storia poi giudicherà tutti i protagonisti di questa vicenda, quindi a mio avviso, ripeto, tempi rapidi. Apprezzo la scelta del silenzio da parte di entrambe le parti, è seria, è serio il fatto che non siano uscite fuori indiscrezioni. Faccio i complimenti a entrambi i contendenti, chiamiamoli così, ai protagonisti di questa trattativa, perché si sono imposti questo atteggiamento nei confronti della piazza e della stampa. Però poi alla fine è giusto che si sappia tutto, io la penso così e vi giro il mio ragionamento, poi voi avrete il vostro. Reno, scusami, ti avevo interrotto? No, dicevo, mi associo totalmente con quello che dici. Alla fine è giusto che la città, non noi, la città, i tifosi, che sono poi coloro i quali brucia il cuore, no? Loro devono sapere come è andata la trattativa, come si è svolta, quali sono state le richieste e le risposte, però alla fine, quando tutto è finito, quando si è messo una parola definitiva a questa trattativa, a questa situazione. Qualche messaggio: buonasera, la gara di ieri ha dimostrato che il Messina non è in grado di fare gioco, ma che nello stesso tempo può far male in qualsiasi momento nelle ripartenze grazie al talento di Milinkovic. Il Messina purtroppo paga la presenza in squadra di calciatori modesti come Maccarone, Krapovic e Jonut, che con il loro errore settimanale portano le altre a segnarci. Sarà un anno difficile, ma saremo sempre lì a sostenere la squadra. C'è chi mi dice che siamo stati troppo morbidi a proposito delle qualità dell'organico, è una squadra che farà fatica a salvarsi, mentre un altro ascoltatore invece è di parere opposto, anzi mi dice che siamo troppo pessimisti. Rea, Palumbo, Ciccone, squalifiche, gira tutto storto, ma un po' di fiducia verso questa squadra no, vero Di Paola, dice Peppe, ma no, è il contrario. Io ho grande fiducia in chi guida questa squadra, l'ho detto alla prima giornata e continuo a farlo, e le parole prima di Enrico Buonocore, che vive in simbiosi con Sasamarra in queste settimane, in questi mesi, mi rafforzano in me il convincimento che io abbia ragione. Il punto di forza in questo momento di questa squadra è la guida tecnica, sia per le capacità tattiche del condottiere e del suo vice, sia per la tempra morale che garantisce tutti, garantisce i tifosi, garantisce i giornalisti, garantisce anche la proprietà. Se poi Peppe vuoi che ti dica che siamo da playoff, per me non lo siamo. Poi magari arriveremo decimi e una partita ce la faremo, ma significa prendere in giro le persone e non ci piace farlo. Magari ci sbagliamo, ma in tutta onestà io in questo momento mi sento di dire che questa squadra, come diceva tra l'altro Buonocore, che ne capisce molto più di me di pallone, deve giocare per salvarsi, punto. Non credo di essere necessariamente negativo o pessimista, è un ragionamento su elementi oggettivi. Reno, prego. Volevo dire una cosa: il nostro Peppe ha chiamato in ballo tutta una serie di infortuni e di situazioni sfortunate. Vorrei fare notare al signor Peppe che questo è il calcio e che succede a tante società di doversi ritrovarsi in situazioni di questo genere. Poi ci sono società che sono in grado di sopperire a determinate situazioni perché hanno dei rincalzi che possono sostituire i titolari, non dico allo stesso livello, ma ci siamo vicini, e delle società che questa fortuna o questa capacità non ce l'hanno. Il Messina purtroppo in questo momento, da questo punto di vista, è tra quelle società che ha un organico che è validissimo per la prima linea per quanto riguarda la difesa, però, per esempio, credo che sia una delle più forti difese del campionato, schierata però così come va schierata, cioè Palumbo a destra, i due centrali, Omileto a destra, Palumbo
e Rea centrali, De Vito a sinistra, è una buona difesa. Sfido a trovarmi una difesa, buona difesa più forte, è una buona difesa in Lega Pro, dico, però il calcio è fatto di infortuni, di squalifiche, e chi non lo sa vuol dire che non conosce il calcio. E ci fermiamo qui, pubblicità. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca è il regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore, macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menu del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna, dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Eccoci qui, intanto approfitto della pausa pubblicitaria per leggere altri messaggi. Ci chiedono notizie su questa trattativa tra Prot e l'ACR, no, non ne abbiamo, perché ribadisco, le due parti si sono imposte un silenzio rispettabile e condivisibile. Possiamo soltanto dirvi che è in corso uno scambio di documenti, perché sulla base della richiesta avanzata dalla proprietà Prot, la richiesta economica per la cessione del 100%, Prot ha chiesto una serie di documenti, immagino bilanci, stato patrimoniale, conto economico, per credo anche magari la situazione bancaria, per capire appunto qual è lo stato dell'arte, qual è lo stato delle cose, e poi stabilire se la richiesta della proprietà può essere presa in considerazione e quindi accettata attraverso l'esborso di quella determinata somma oppure no. Tempi, mi chiedeva un altro ascoltatore, Francesco, ragionevolmente tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima al massimo. Non sarà una vicenda che si protrarrà ancora per molto tempo, e questo è un altro aspetto a mio avviso importante e positivo. Reno, adesso aprirei una piccola finestra sul nostro prossimo avversario, il Catanzaro. Non è proprio una passeggiata quella che ci aspetta, se sei d'accordo. Sono d'accordissimo, perché intanto il Catanzaro viene da una cocente sconfitta con la Paganese per 2-0 in casa, contro una squadra dell'elite che veniva da tutte sconfitte, si era presentata al Nicola Ceravolo con 0 punti, che è la Grassadonia, o meglio un piccolo ex Messina, perché lì ci sono Ferrigno che fa il alla Paganese, c'è Ferrigno yes. Che fa il direttore sportivo, e Grassadonia l'allenatore, e poi adesso è arrivato anche Maiorano, che era uno degli obiettivi di mercato del Messina tra le altre cose. E insomma sono andati lì, hanno vinto sta partita, e adesso è il Catanzaro
che sta vivendo una situazione tecnica particolarmente fibrillante. Ecco Reno, ce la facciamo raccontare. Insomma, che già sulla graticola, dopo essere stato chiamato da poche settimane a sostituire Erra. Ce la facciamo raccontare proprio dal collega della Gazzetta del Sud, da Catanzaro, Andrea Celiamagno, amico che è in collegamento con noi. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Allora, intanto è vero, insomma, è già sulla graticola. Ma forse sulla graticola proprio no, però dopo l'ultima partita con la Paganese qualche critica l'ha ricevuta, al contrario delle prime tre gare contro Jesus Francavilla, Lecce e Fidelis Sandro. Il Catanzaro aveva fatto bene sia perdendo contro Lecce e Francavilla, sia vincendo ovviamente contro la Fidelis Sandro. Invece contro la Paganese qualche limite tattico si è visto, grazie a Lone l'ha vinta su tutta la linea. E qualche fischio insomma l'ha ricevuto anche oggi, è stato protagonista di un battibecco verbale con un tifoso alla ripresa degli allenamenti, nulla di che, però insomma qualche cosa c'è stata. Insomma, questo ci fa capire che il Messina troverà un clima caldo domenica. Sì, caldo da una parte e freddo dall'altra, perché le persone allo stadio sono poche e continueranno ad essere poche, però quelle che vengono continuano a contestare la proprietà in prima battuta, perché c'è uno scontro frontale soprattutto tra la curva e il presidente Cosentino e la squadra anche in seconda battuta, se non dovesse arrivare i risultati. Poi è sempre il solito cane che si morde la coda: quando si perde va tutto male, quando si vince più o meno le cose vanno bene. Ma che cosa non va? Che cosa non va secondo te in 30 secondi? Che cosa non va? È una bella domanda, nel senso che non vanno tante cose da una squadra che deve fare ancora i conti con tanti infortuni, soprattutto a centrocampo, vari giocatori importanti acciaccati come il capitano di Bai, Baccolo che è in Messina, Maite e Carcione che ancora non sono stati utilizzati e potranno essere utilizzati fra qualche settimana, i risultati che non arrivano, un rapporto fra società e tifoserie che è al minimo storico, infatti anche quest'anno abbiamo toccato il minimo storico per abbonamenti quanti? Di 718, del dato più basso nei 6 anni di gestione Cosentino. È un circolo vizioso che si è creato da agosto, dopo l'esonero di Erra, poi il traghettamento di Spader, la sconfitta nel derby con il Cosenza, che qui è la partita più sentita dell'anno, perché 0 in casa non succedeva, il Catanzaro non perdeva in casa il derby con il Cosenza dal 1950, cioè da 66 anni. È tutto un insieme di fattori che non ha fatto bene, non ha portato bene la squadra, che ne ha risentito Tavares. Il Catanzaro. Tavares bene contro la Fidelis-Andria, e paga ancora i problemi che ha avuto durante i problemi fisici che ha avuto durante la preparazione a luglio e agosto, un po' male contro la Paganese, ma è andata male tutta la squadra, ha sbagliato il rigore. Vediamo, a me piace come giocatore, cioè anche a noi lo so benissimo, sa che cosa fare con il pallone fra i piedi. Da giudicare più in là, quando si potrà giudicare anche tutta la squadra. E poi Andrea è uno carismatico, no? Che nello spogliatoio ha un peso specifico, non indifferente, sì, e in situazioni come questa che sta vivendo il Catanzaro può avere un ruolo determinante, perché sappiamo che gli equilibri sono molto precari in contesti di questo tipo, no, Andrea? Sì, gli equilibri sono molto precari. Lui contro la Paganese nella gara di domenica scorsa era partito da riserva, poi è entrato dopo mezz'ora quando Somma ha sostituito Campagna proprio con Diogo Tavares. Aveva provato a fare qualcosa muovendosi più sugli esterni, sulla tre quarti, sulla fascia destra, però poi alla fine ha finito per alzare bandiera bianca anche lui insieme a tutta la squadra, ma quella partita l'ha vinta Grassadonia, perché con il 3-5-2 a Somma non gli ha fatto capire niente, fondamentalmente è questo. Bene, grazie. In un altro contesto. Grazie Andrea, buona serata. Grazie. Ti disturbiamo venerdì in anteprima. Buona serata ancora a te, grazie. E abbiamo finito, sì, sono le 20. Reno, grazie per avermi supportato in questa trasmissione. Buona serata a te. Grazie a te. Buonasera a tutti. A tutto campo torna martedì. Martedì è sempre allo stesso ora alle 19, ma venerdì, come vi dicevo, c'è anteprima per la presentazione di Catanzaro Messina.
Buona settimana, ciao. A tutto campo, fatti e uomini di sport, raccontati in libertà, conduce Pietro Di Paola.